Ciao a tutti. Allora, io di punti d'incocco ne ho fatti migliaia di migliaia e continuamente vedo in giro punti d'incocco veramente fatti coi piedi. Io probabilmente è più difficile, ma non è possibile vedere punti d'incocco fatti malamente. È una cosa semplice, è una cosa molto semplice e lineare, e il punto d'incocco è importantissimo e va fatto nel migliore dei modi. Questa volta, anche se tutti dovrebbero saperlo fare, specialmente gli arcieri, non parlo degli istruttori, ma gli arcieri singoli devono essere in grado di fare un punto d'incocco a regola d'arte e non come quello che vedete, che è un aborto di punto d'incocco, ma è già uno dei migliori che vedo in giro. In giro veramente vedo cose inenarrabili e questo non è possibile. Allora vediamo insieme come fare un punto d'incocco degno del nome di punto d'incocco. Allora, cosa ci serve per fare un buon punto d'incocco? Intanto ci va il filato per punto di cocco. In commercio ce ne sono svariati tipi, da normalmente costosissimi, che si inventano, che sono fenomenali per fare il punto di cocco in modo ottimale. Per conto mio, il punto di cocco, il miglior punto di cocco si fa con il Dacron. Con il vecchio Dacron, il vecchio filato che si usava una volta, che ancora oggi si usa sugli archi scuola o comunque sugli archi dove non è possibile usare filati molto rigidi, il Dacron, la Brownell lo nomina B50, costa pochissimo. Un rocchetto intero costa 5 euro, 6 euro, o poco di più, e vi durerà per tutta la vita. Ed è il migliore, è abbastanza grosso, quanto basta per essere un punto d'incocco che comunque si vede e la freccia ci sta nel modo giusto. E ora vediamo come farlo questo punto d'incocco. Quindi mi raccomando, non andate a spendere grandi soldi per il punto d'incocco. Il punto d'incocco va bene il Dacron, ma soprattutto va fatto bene, va fatto nel modo giusto. Vediamo ora come fa. Intanto togliamo il vecchio punto d'incocco. Per togliere il vecchio punto d'incocco ci serve il nostro cutter, e facendo molta attenzione a non tagliare definitivamente la corda e il suo serving, anche se questa corda qua avrebbe bisogno di essere rifatta completamente perché è veramente in brutto stato, ma noi la prendiamo solamente di prova per poter vedere come fare il punto di cocco. Vedete come il punto di cocco lo togliamo, ci facciamo aiutare con la punta e andiamo a toglierlo completamente. Ecco, la prima parte l'abbiamo tolta. Ora andiamo a togliere la seconda parte. Questo punto d'incocco è veramente un disastro. E sono stati fatti dei nodi a caso solamente, e poi oltretutto bruciati. Vedo delle cose veramente terrificanti. Ah, non dimentichiamoci che dobbiamo avere anche poi un accendino, perché vedo oltretutto delle cose stranissime, ad esempio come quelle di mettere della colla, mettere un punto di colla sul punto di colla. Questo veramente è l'apocalisse, anche perché andiamo poi a mettere colle con dei solventi che possono innescare comunque cose che non funzionano. Se vedete degli spazi, molto semplicemente le tirate tutti gli spazi, vedete, li tirate con la squadretta in modo da ricompattare il serving.
Vedete che il serving si ricompatta, non era stato tirato bene questo serving, lo ricompattiamo. Mamma mia, addirittura al fondo abbiamo quasi, quasi un centimetro per ricompattarlo. Poi andiamo a prendere la nostra misura, ecco, vediamo qua come prendere la misura. Il nostro punto d'incocco lo prendiamo dove appoggia la freccia, e il nostro punto d'incocco era di 3 sedicesimi, quindi andiamo a segnarci se il nostro arco abbiamo già con pennarello segnato sulla squadretta il nostro punto d'incocco ottimale e andiamo a farlo esattamente a 3 sedicesimi. Come andiamo a farlo? Beh, andiamo a preparare il nostro punto di incocco. Prendiamone intanto, io vedo che vengono tagliati dei pezzettini per fare il punto di incocco. Il punto di incocco costa poco e va preso in modo generoso, in modo tale che possiamo utilizzarlo nel modo corretto. Quindi prendiamone pure mezzo metro, 40 centimetri, non meno di 40 centimetri. Ne tagliamo due pezzi, un pezzo e due pezzi. Eccoli qua. E li appoggiamo in questo punto. Appoggiamo il nostro filato del punto di cocco e ora cominciamo a fare il nostro punto di cocco. Ricordatevi anche l'accendino perché ci servirà per finire accuratamente il nostro lavoro. Ok, ci siamo. Allora abbiamo messo la nostra squadretta esattamente dove appoggia la freccia e andiamo a cercarci esattamente i 3 sedicesimi, un ottavo più mezzo ottavo, ovviamente. Come possiamo fare? Allora, intanto abbiamo preso il nostro filato, lo inseriamo e andiamo a cercare i 3 sedicesimi. Benissimo, non importa se non li troviamo immediatamente, le sistemiamo dopo. Ora dobbiamo fare un nodo semplice e poi un altro nodo semplice. Quindi abbiamo fatto due nodi. Perché ne dobbiamo fare due? Perché il nodo avvolge la corda, deve avvolgere la corda, non basta fare un nodo solo, bisogna farne due in modo tale che il nodo intrecciato avvolga la corda, prima di sopra e poi, come vedremo, di sotto. Tiriamo tutti e due i capi e andiamo piano piano a posizionare il nostro punto d'incocco a 3 sedicesimi inferiore, questo è il punto di cocco inferiore e quindi dovrà essere posizionato esattamente a 3 sedicesimi partendo dalla verticale a salire. A questo punto facciamo questo movimento, prendiamo, ecco perché ce ne va tanto, perché possiamo tranquillamente prenderlo per tirarlo. Lo prendiamo e con i pollici, vedete, con i pollici lo facciamo entrare dentro il serving. Ecco, in questo modo qua. Senza esagerare, non c'è bisogno di esagerare, ma vedete che il nodo è rimasto avvolto. Ora lo facciamo dalla parte interna. A questo punto possiamo tranquillamente togliere la nostra squadretta e lo possiamo fare dalla parte opposta. Un nodo semplice, un secondo nodo semplice. Tiriamo piano piano e a questo punto possiamo tirare e fare il nostro nodo esterno. Come abbiamo visto, il nodo è rimasto bello, il nostro cordone è rimasto tutto intorno alla corda. Ora rifacciamo la stessa cosa, un nodo semplice,
un secondo nodo semplice e andiamo a posizionarci sotto il primo nodo, sotto il primo nodo, e tiriamo. Rifacciamo anche dalla parte interna, 2 nodi, ci posizioniamo di sotto e tiriamo. Lo facciamo ancora una volta, una terza volta, 2 nodi, piano piano andiamo sotto e con i pollici, vedete, con i pollici premiamo in modo tale che sia ben stretto. Finiamo dalla parte interna, sempre i 2 nodi, chiudiamo e abbiamo tirato. Il primo punto di cocco è stato fatto. Ora passiamo a fare il secondo punto di cocco. Come facciamo a fare il secondo punto di cocco? Ora lo vediamo. Benissimo, ora non ci resta che prendere la nostra freccia che utilizziamo normalmente, la inseriamo, la facciamo appoggiare sull'appoggia freccia in questo modo qua. Ora che abbiamo posizionato la freccia esattamente sull'appoggia freccia, prendiamo il secondo punto di cocco e andiamo tranquillamente a farlo a filo della nostra, perché dipende ovviamente dalla cocca, dipende da un sacco di fattori, quindi utilizziamo la nostra freccia che utilizziamo normalmente e andiamo a fare il punto di incocco superiore. Sempre primo nodo semplice, secondo nodo semplice e andiamo a tirare il nostro punto di incocco e andiamo a posizionarlo senza cercare di stringere la cocca, deve essere sufficientemente lasca in modo normale, quindi non deve essere stretta ma ballare leggerissimamente, non deve essere stretta, anche se poi comunque si allargherà da sola. Stringiamo con i nostri pollici e il primo punto di incocco l'abbiamo fatto. Andiamo a fare il secondo, sempre 2 nodi, tiriamo in questo modo. Benissimo, ora primo nodo semplice, secondo nodo semplice e andiamo a posizionarci sopra il primo nodo e andiamo a tirare coi pollici, vedete, coi pollici tiriamo, lo facciamo dalla seconda parte, dalla parte interna, sempre i 2 nodi, tiriamo in modo tale che vada a posizionarci sopra, anche se internamente, ma sopra il primo punto, il primo nodo, e facciamo il terzo nodo, terzo e ultimo nodo. Io alle volte ne faccio anche 4, ma 3 bastano, mai farne solo 2, ce ne vogliono almeno 3, perlomeno per archi nudi e tradizionali, ma io dico anche per gli archi sbola o comunque gli archi dei neofiti. Andiamo a finire con il nodo interno, primo nodo, secondo nodo e andiamo a tirare tranquillamente. Ecco, abbiamo tirato, ora dobbiamo andare a concludere. Allora, prima di andare a concludere, l'abbiamo già verificato, possiamo togliere la nostra freccia, andiamo a verificare con la squadretta che tutto sia regolare. Benissimo, tutto è in modo assolutamente perfetto e possiamo andare. Come andiamo a finire il nostro lavoro? Allora riprendiamo il nostro cutter e andiamo a tagliare i nostri fili. Come le tagliamo? Un centimetro, le tagliamo a un centimetro, ok? Tutti e due, e le tagliamo a un centimetro. Ok, perché un centimetro? Adesso lo vediamo. Utilizziamo l'accendino
e andiamo a bruciare la parte terminale che abbiamo lasciato un centimetro. Come andiamo a bruciarla? Semplicemente, e poi col ditino non ci facciamo male, non ci facciamo male, andiamo a bloccarlo. Facciamo anche questo di sopra e andiamo a bloccarlo. Facciamo quello di sotto e andiamo a bloccarlo mentre ancora la plastica è ancora leggermente liquida, e abbiamo fatto il nostro punto d'incocco. Questo è un punto d'incocco degno del nome di punto d'incocco. Ora andiamo a vederlo più da vicino in modo tale che potete verificare se ci sono state differenze sostanziali da quello che aveva precedentemente. Ed ecco qua il risultato finale. Il controllo della squadretta, abbiamo visto che è esattamente al 3/16 quello che volevamo ottenere. Come vedete, il punto d'incocco è ben fatto, è compatto, non si muoverà perché noi l'abbiamo spinto coi pollici, il primo nodo lo abbiamo spinto coi pollici all'interno del serving, e quindi il punto d'incocco non si muoverà assolutamente, non si muoverà mai più. Ovviamente non è eterno e dobbiamo averne sempre un po' di scorta di Dacron B50 in modo tale da ogni tanto sostituirlo. Ogni all'incirca il punto d'incocco si sostituisce ogni 3.000 frecce tirate, 2.000-3.000 frecce tirate. Non abbiate paura di sostituire il punto d'incocco, il punto d'incocco va sostituito tranquillamente, bisogna essere in grado di farlo, è un'operazione veramente semplicissima, ma va fatta nel modo migliore. Grazie, ciao a tutti, al prossimo video, iscrivetevi al canale e schiacciate la campanella.